abbiamo chiesto il resoconto delle ispezioni che aveva mandato all'ISAC di Bassano, abbiamo dato dei nuovi spunti perché queste ispezioni si intensificano, abbiamo rilevato la sua difficoltà nel poter commissariare questa casa di riposo se non dietro a regole che sono chiare e precise, ma ha dato la disponibilità di fare tutte le verifiche e di intensificare queste osservazioni che noi abbiamo portato al tavolo. Il caso ISAC di Bassano approda a Venezia, dove le sigle unitarie dei sindacati hanno incontrato l'assessora regionale Manuela Lanzarin. Chiedono un'azione immediata per tutelare lavoratori, anziani ospiti e le loro famiglie. Lei ci ha garantito che dopo Pasqua farà in modo che ci sia appunto una velocizzazione dell'ispezione. Noi attendiamo queste risposte al più presto, perché saranno quelle che ci faranno capire se l'ente potrà essere commissariato oppure no. Posto che per quanto ci riguarda il tema è non tanto e non solo il commissariamento, ma un cambio di passo vero da parte di questa struttura. Se ci fosse un cambio di CDA, per noi è importante che ci sia un indirizzo forte e chiaro rispetto alla qualità del servizio, al miglioramento delle condizioni dei lavoratori e delle lavoratrici, all'internalizzazione dei servizi che sono stati lasciati ai privati e al mantenimento della natura pubblica di questo ente. Uno degli obiettivi è il mantenimento delle due case di riposo pubbliche. È una struttura, e questo ce l'ha confermato anche l'assessore Lanzarin, che non può essere privatizzata. È una struttura pubblica che appartiene ai cittadini di Bassano, quindi qualsiasi azione viene messa in campo da parte di questo Consiglio di Amministrazione, che premetto ormai rappresenta solo se stesso, è un'azione che non ha nessuna fondatezza e nessuna legittimità. E intanto parte una raccolta firme per far sentire alle alte sfere il grido di un'intera collettività.